Adesso facciamo una cosa. Qui bisogna impastare. Vediamo se partendo da questo tonaccio con più ocra. Anzi. Mettendoci un po' di rosso. Allora, questo tono sicuramente c'è. Sulle guance, che ci ha messo un fard, però per il resto è smorto. Questo è meglio per fare i punti, sì, probabilmente, però. Sì. Mi serviranno dei punti più intensi in ombra. E mi serviranno dei, vabbè, punti proprio in ombra, in ombra. Un'idea di verde. E vediamo che riesco a combinare. Allora, per la base sto usando siena naturale, ocra, siena naturale, vermiglione. C'ho in tavolozza comunque se mi serve un po' di lacca di Caranza, ma casomai successivamente. Siena bruciata, ombra bruciata e ci ho messo un po' di verde nell'ombra bruciata perché dovrebbero essere utili. Vediamo. Allora, un'altra cosa, probabilmente mi conviene impastarmi anche subito e metterlo anche, perché sennò mi sfalsano tutti i cosi, qualche tono azzurro, blu o azzurro, che mi metto, vabbè, lo metto qua, ecco fatto. Così levo di mezzo questo giallo. C'ha il giallo peraltro dentro questo. Perché c'ha dei punti molto più chiari. Con un'idea di giallo. Troppo. Il giallo colora troppo, questa è la verità. Non più di tanto. Adesso vediamo che riesco a combinare con questo tono, perché qui intorno io ci devo mettere degli azzurri, se no non capisco niente. Io sto sempre cercando di imparare a dipingere, con grave rischio delle tele che mi capitano sotto le mani, poveracce. Povere tele.
Per oggi, ok, domani continuiamo.